Il cannibalismo sessuale nei ragni è un esempio particolarmente estremo di conflitto tra i sessi. Questo ha influenzato l'evoluzione di molte caratteristiche che controllano la frequenza e la durata dell'accoppiamento. La teoria prevede che il conflitto sessuale dovrebbe indurre ai controadattamenti della vittima. In natura sono state effettuate delle osservazioni in cui i maschi cercano l'accoppiamento durante la fase di muta delle femmine, in cui la femmina è praticamente immobile. Sembra che il comportamento per aggirare il controllo femminile funzioni. La mancanza di stime quantitative delle frequenze naturali di questi accoppiamenti non convenzionali ha creato i presupposti dello studio effettuato da Gabrielle Hull, Stephanie Zimmer, Dirk Renner e Jutta Schneider. Per capire l'importanza della copula durante la muta in sistemi di accoppiamento cannibali, si sono combinati esperimenti di accoppiamento in laboratorio con ampie osservazioni sul campo, utilizzando la specie con comportamento di cannibalismo sessuale Azzope brunnichi. Questa specie si adatta bene allo studio, in quanto fino all'80% dei maschi sono divorati durante gli accoppiamenti. Gli accoppiamenti con le femmine in fase di muta hanno portato il 97% di sopravvivenza maschile, rispetto a solo il 20% visto prima. I risultati supportano quindi l'ipotesi che l'accoppiamento con le femmine in muta non evolva in conflitto sessuale, ed il maschio evade in modo abbastanza sicuro dal cannibalismo. Nonostante i benefici per il sesso maschile, le frequenze naturali sono state stimate intorno al 44% ed avvengono di norma tra un maschio guardingo ed una femmina subadulta. Dal momento che sono solo le femmine adulte a segnalare la loro presenza, la difficoltà dei maschi per individuare le femmine subadulte potrebbe limitare ulteriormente la diffusione dell'accoppiamento con le femmine in fase di muta.